momento della raccolta veniva la mattina molto presto, perché durante le ore campi era anche sbloccamento, ogni tanto sentivi proprio il castello in piazza, ovviamente lo sappiate, era c'era un magazzino di tabacchine dove c'era lo stoccaggio del è stato utilizzato anche per quello. Ma in ogni paese c'era un magazzino, tra l'altro le manifatture sono tra i patrimoni archeologici più belli proprio. Praticamente in ogni paese c'è un'architettura, perché poi in quegli anni si produceva un'architettura molto bella, parliamo di anni 20, 30, in cui c'era un'architettura. Ed era il bacino dei paesi limitrofi, io ho dei documenti che ho trovato nel castello quando hanno tolto tutto per pulire, che è stata costruita in mano. Paesi da Marittima, Diso, Depressa, Andrano, era diventato veramente un centro di raccolti di tutte queste maestranze che andavano poi a lavorare lì. Ed è bello vedere come venivano anche pagati in base se eri appunto addetto a dividere le foglie o comunque a sistemare per l'essiccazione. Ognuno aveva un modo anche la busta paga, la parcellare diversa a seconda del... Sì, quindi c'era questa doppia economia, cioè per capirci, c'era un'economia legata alla coltivazione, cioè che ogni famiglia che era a livello familiare, che aveva più terra, anche fatta mezzadria, coloni, c'era tutti i tipi, però la maggior parte erano piccoli proprietari, perché anche qui si diceva, ma si può fare un sistema agricolo con poche aree di terra, no? Sì, cioè lì c'è stato il sistema agricolo che ha funzionato con piccoli coltivatori, con poche aree di terra. Non portava un'economia eccessiva, ma c'è stato, perché c'è anche l'idea della cultura del latifondo, come la vediamo adesso, è anche molto radicata, no? Che devi avere ettari di terra se non sei produttivo. In realtà no, non è così, c'è un esempio proprio qui che dice il contrario, dipende come le coltivi, in quale sistema di scambio di relazione entri. Quale sistema di scambio state adottando? Quali sono i sistemi che voi immaginate possono funzionare anche per il fatto che c'è questa divisione, in qualche modo gli appezzamenti di terra sono sempre molto piccoli. Allora, l'idea sostanzialmente nasce per un uso quasi sia non personale, ma comunque dei cittadini che vivono nel paese. Infatti era quella lì, insomma, no? Rendersi quasi sia autosufficienti anche nel consumo dei prodotti. Il problema dei terreni non c'è stato, perché anche tu penso, no? Ne avrai sentito parlare tante volte nelle riunioni, lui anche lo sa. C'è stato un discorso poi di essere stati capaci a coinvolgere i proprietari che comunque avevano dei terreni abbandonati e quindi a chiamarli a raccolta, nel vero senso del termine giusto della parola, per poter poi cercare di capire come riuscire da tutti questi terreni ovviamente ottenere una produzione tale da poter anche essere utile per il sostentamento delle famiglie che comunque vi partecipavano. Quindi così nasce il progetto. Ovviamente poi, come si suol dire, la pelle viene mangiando e ci siamo resi conto che anche nelle comunità vicine comunque c'era una richiesta di quei prodotti là. E ora il passo successivo, anche perché lì siamo ancora fermi, è quello appunto della nascita della cooperativa, perché poi abbiamo il problema della commercializzazione, perché poi non si può parlare di biologico, ma anche nelle leggi c'è anche un biologico, cioè c'è un'etica, nel senso nel rispetto anche di come poi vengono fatte le cose. Quindi la formula è quella della cooperazione, ovviamente anche lì un discorso di cooperazione, di cooperativa comune tra giovani, e la cosa che secondo me a me è rimasta ed è molto bella è proprio il senso della proprietà privata che si sta veramente quasi perdendo e poi vabbè, con il parco comune dei frutti minori penso abbiamo proprio raggiunto l'apice, il concetto della proprietà privata, il concetto di rendersi conto che se tu hai un terreno anche di qualsiasi ettaro, ma comunque non riesci poi a metterlo nel sistema e a dare anche un perché appunto dell'esistenza, alla fine non serve. E quindi proprio il condividere anche gli strumenti agricoli, gli attrezzi che abbiamo, quindi quello lì è stata la chiave vincente. Come avete fatto ad avviare un processo partecipativo, no? Con la restante parte della... Allora,
tasse, che tasse, qualche dato ci avete messo per avere un consenso così ampio? Per infatti, proprio di questo, anche, proprio di questo parlavamo l'altro giorno insieme a Luigi, che comunque la cosa particolare è proprio questa, che tu non puoi imporre, perché nel momento in cui tu imponi un modello sei già perdente nel momento in cui lo stai pensando. La nostra fortuna è stata che da diversi anni come ragazzi, come gruppo, abbiamo comunque iniziato un certo tipo proprio di concepire e di pensare sia al rapporto con il paese e di conseguenza con la natura, con la cultura e con qualsiasi cosa, con il bene comune, con qualsiasi cosa. E ovviamente ogni uomo vive gli esempi, no? Quindi quanto più esempi positivi riesci a portare nel tempo, tanto è più, insomma, è efficace e vincente il modello che poi proponi. È arrivato poi il momento in cui ci siamo resi conto che potevamo osare e quindi abbiamo fatto il passo, però comunque ci rendevamo conto che ormai c'era un background, un territorio pronto a sposare questa sfida qui. Quindi sì, siamo stati fortunati che abbiamo iniziato un po' di tempo fa, ma sinceramente io mi sento di dire, anche se fa male dirlo, non sono dei modelli che puoi esportare dall'oggi al domani. Non puoi arrivare in un paese e dire noi abbiamo fatto così, fate così, no. Ci deve essere proprio un aver metabolizzato dei concetti culturali e quasi sia incorporato, fatti propri, e poi in quel momento lì riesci poi a dare per scontato tutto, il concetto della proprietà privata che non deve esistere, il concetto del bene comune. Solo lì, infatti Luigi diceva che ha scelto Castiglione proprio perché si è reso conto che comunque esisteva già un sistema, un terreno pronto a recepire questo. È brutto, però comunque è così, è inutile. No, cioè, non lo puoi fare, cioè, non puoi fare dappertutto un progetto di questo tipo, anche perché dalla mia esperienza anche in processi partecipativi, chiunque ne ha. Quando in qualche modo tenti di costruire un modello, di imporre un modello dall'alto, senza anche come artista o come, diciamo, paesaggista, da tutti i punti di vista c'è l'insuccesso dietro l'angolo, perché tu arrivi con un'azione simbolica, potente, che magari ha un effetto immediato. C'è subito, c'è anche visibilmente molto bello, e poi ti rendi conto che non c'è una continuità di azione, non è costruito su... Cioè io ho avuto un'esperienza breve di direzione artistica di una biennale che si occupava di università di arte urbana in Francia, e ho visto alla fine di questa esperienza, abbiamo avuto grandi possibilità di sperimentare progetti che chiamavano artisti molto molto bravi in questo campo, quindi capaci di attivare processi partecipativi, di ragionare sullo sviluppo, di creare dei contropoteri, eccetera eccetera. Quelli che sono rimasti sono quelli per cui, che in qualche modo potenzialmente c'erano già e c'era una forza molto, molto forte, e in qualche modo è un piccolo contributo che è stato dato in quel momento lì, in quel luogo lì, attraverso il progetto magari che hanno portato, degli stimoli che sono arrivati dall'esterno. Erano fondamentali quegli stimoli, hanno attivato delle altre cose, ma gli stessi stimoli non funzionano se non c'è questa... L'alternativa sarebbe quella di far capire che comunque esiste un profitto immediato. Ovviamente poi tutto salta, perché il profitto immediato non lo puoi assolutamente ottenere con un discorso fatto come lo stiamo facendo noi. Quindi per questo appunto hai bisogno veramente di un passato e di un processo, perché qui non esiste questo concetto qui, non esiste proprio. Sì, parlando con tante persone qua, diciamo, gli oppositori appunto è questo che mettono esatto, no? Il fatto che non vedono un fondamento economico nell'azione che state facendo, che stiamo facendo. No, in generale, sull'esperienza qui che sta avvenendo a Castiglione, cioè in generale. Come se ad esempio il profitto salute loro non lo mettono in conto. Per la maggior parte il profitto è soltanto avere più soldi in tasca economica. Il profitto appunto legato alla salute culturale, soprattutto culturale, della società, di come vive il paese, non esiste, cioè non esiste proprio.
quindi per questo molte volte non ti trovi in certi discorsi. Per esempio c'è la cultura del meno grande, no? Sì. Che si sta proponendo come elemento, sì, diciamo, per marginare la certificazione del, certo, del, come la sapete, qualche... Bah, se non sbaglio fa parte anche dei, prodotti, dei, dei frutti che stiamo mettendo nel, nel patto appunto comune dei frutti minori, quindi lo stiamo anche inserendo in questo contesto qui. Sinceramente non abbiamo, non ci siamo diciamo ancora indirizzati anche su questo tipo di coltura, però comunque sì, è autoctona e quindi è del posto, quindi permanente appunto. Certo. E no, ma anche le proprietà che poi lo stesso melograno, anche le proprietà dello stesso melograno sono, sembra che siano veramente un toccasano, eh? Un altro dei frutti minori che stiamo piantando e che è interessante riscoprire sul territorio è il gelso, perché ha una voce, sì, cioè addirittura dai racconti appunto che ho ricevuto tanti, c'era proprio il mercato. Sì, sì. Addirittura la fiera di Castiglione, c'è una lapide che c'è proprio sulla cappella, sì, 1752 se non sbaglio, veniva chiamata appunto la fiera, si faceva la fiera dei cereali e della seta, dove si stabiliva addirittura il prezzo appunto di questi alimenti, di elementi, insomma, quindi aveva anche qui una sua fondamento, insomma. Anche della seta, no? Sì, sì. Si sta facendo proprio una mappatura di questi gelsi, una mappatura sul territorio, però puoi vedere piante, ce ne sono due centinaia di praticanze che sono molto chiaro, certamente hanno già il più testo, di una operazione molto precoce, per cui molto importante dal punto di vista poi della commercializzazione. Secondo me è una delle cose, cioè infatti poi il discorso ci torniamo quasi tutti i giorni, no? Nel discorso tra questa questione economica e questione culturale, perché l'azione che si sta portando avanti qui è quasi un laboratorio, ma non solo culturale ma anche produttivo, perché in realtà per esempio anche tutto il patrimonio che si stanno acquisendo di pratiche, per esempio sui cereali, adesso sulla canapa, lo potremo sperimentare di nuovo su per esempio, tutti i frutti minori, che sono tutti frutti molto legati alla produttività in qualche modo e che abbiamo dimenticato. Quindi anche questa è una questione in realtà che abbiamo già cominciato a dibattere, quanto interessante per esempio qui preservare questa natura di laboratorio sul territorio, di in qualche modo anche di pratiche di coltivazione diverse, con l'idea anche di che queste qui possono diventare produttive.